Buongiorno amici, oggi si inizia con questo paesaggio. Che bello. Beppe è qui e la niente, pioggia. In questo fantastico tempo ora noi andremo a visitare questa casa abbandonata. Andiamo, c'è già dell'amianto appena si entra. Vabbè, speriamo che entrando poi ce ne sia meno. Sì, sotto, ho visto. Sotto che si è spezzato qua. Terribile. La trave. Dobbiamo proprio passare veloci. Io però vedo già un mobile molto bello. Entriamo amici. Che strano posto. Madò. Sì. Che strano. Madò. Questo è tutto un madò praticamente. Scusa, che cos'è sto muro così con sto cerchio sì, rotto? È terribile. Proviamo a fare un check prima di tirare fuori la fotocamera perché è tanto bello quanto storto, pericoloso e pericolante. Ma guarda comunque questo mobile, che roba. No, una Simmental degli anni 2000 con la confezione. Sì. Pazzesco, proviamo a vedere più avanti. Mamma mia. No, Beppe, vieni. Letteralmente, metti la luce. Cioè, ragazzi, guardate. Cioè, si vede oltre. Questo è il livello delle mura. Stiamo iper attenti, neanche attenti. Mamma mia. Ti viene l'ansia da passare... È un punto veramente messa male. Cioè, noi dovremmo salire qua sopra davvero. Ma moriamo. Non stai scherzando. Guarda la scala del muro come fanno da qua. Cioè, ma anche solamente. Cioè, io spero che non ci sia del vuoto sotto di noi perché è veramente terribile. Ma guarda te. Sì, si sta mangiando la scala. No, non va bene. Troppo pericoloso, Peppe. Minchia, siamo fatti un'ora. No, ma proviamo a vedere se ci sono altri ingressi un attimino più sicuri. Questo era veramente troppo strano. Giù tutto, guarda lì, e sì, è terribile. Cioè, ragazzi, aspetta, Beppe. Cioè, guardate. Cioè, proprio la scala è staccata letteralmente dal muro. Guarda. Sì, la scala è veramente staccata dal muro, ma guardate anche lì. Cioè, lì sembra che veramente tu spingi e c'è una porta. Non ha senso. Sta venendo giù male. Sì. Io direi da questo punto di uscire. Nonostante comunque, come potete vedere, è rimasta della roba, quindi era anche interessante. Peccato, cioè peccato davvero, mi dispiace tantissimo. Senti qua, guarda, Beppe. Cioè, tu cammini e praticamente ti scontri con le piastrelle che si sono rialzate. È brutto brutto. Brutto veramente. Via. E poi questa crepa d'arco che io penso di non aver mai visto niente di simile. E qua letteralmente amici, cioè guardate, non è dritto, è proprio obliquo. Via. Diciamo che non parte bene questa esplorazione, siamo in un punto molto molto bello, però chissà quante robe che ci stiamo perdendo al piano di sopra, ma è veramente rischioso, anche perché qua io vedo delle tende, quindi mi aspetto che proprio sia rimasta della roba. Ma lo sapete, cioè la nostra incolumità viene prima di ogni cosa che possiamo trovare abbandonata, veramente. Qua però amici vedo un piccolo percorso, quindi adesso proveremo a seguirlo. E comunque Beppe, è veramente gigante questa proprietà, è qualcosa di enorme. Sono proprio curioso di vedere se riusciamo ad entrare. Allora, proviamo a vedere di qua se troviamo qualche mezzo accesso. Qua ci sono delle porte, qua si apre tutta un'ala chiusa. Lì c'è una posta di legno. Sì. Minchia. Guarda sotto cosa passeresti. Trave. Non so se mi fido. Cosa brutta che siamo anche a vista, quindi dobbiamo fare una cosa veramente veloce. Mamma mia, è terribile. Sembra veramente una roba all'Indiana Jones. Questo era tutto su. Questo era tutto su, sì, sì. Ma guarda qua il muro come è crepato. No, hai tirato i legni. Sì. Della sera che si apre ci mettiamo dentro. Sai che temo che si apre quella porta là? Sai che temo che mi fa paura passarci dentro? Sì. Devi stare super attento. È tutto abbastanza fermo ormai. Ormai penso di sì, però... Minchia, è una trappola, È una trappola. Si apre, vero? Lo sapevo, figurati. Andiamo. Madonna, Beppe. Ma sotto cosa cazzo camminiamo? Ma no, questo qui è... Come si chiamano quelli con le spine? Urca. Vabbè, dobbiamo abbassarci tanto. Vedi se c'è un ingresso, perché se ce la rischiamo per niente non ha senso. Vado io allora. Vai, ti aspetto qui, Sì. Cioè, però fatti proprio... Cioè, capisci la situazione? Terribile, ragazzi. Cioè, guardate qua. Mai visto una roba del genere? Ok, ragazzi, Beppe ha trovato l'ingresso. Il problema è proprio passare qui sotto. Non so
so se riesco a tenerla aperta, però. Mamma mia, non voglio neanche guardare in alto, non voglio guardare in alto. Non farlo. No, no. Qua devi abbassarti tanto, perché questi sono dei rosi. Allora. Sono belli grossi, sono okay. Pronti. Ok. Ah. Ok. Comunque avevi ragione, il sentierino era anche lì. Era anche... Però è tutto bagnato. Ok, ci siamo, guardate qua. Che roba, questa è tipo, cos'è? Questa è la porta di un mezzo, sembra tipo di un trattore. E guardate qua, chissà che cos'era, sembra tipo del gasolio. Sì. Wow. Che strutture antiche, guardate qua, che mega sotterranei. Dopo ci andiamo ovviamente. E ci siamo, Beppe. Questo è l'inizio della nostra esplorazione di oggi. Sembra molto interessante. Sì. Beppe, che dici? Montiamo l'attrezzatura? Direi che si può fare. Bello. Sì, è molto particolare. Beppe, per curiosità, illumina? Mamma mia. Cioè, se per sbaglio uno è un attimino distratto, qua fa veramente una caduta in verticale, tipo cadere dal secondo piano di un palazzo. Cioè, sono super pendenti qua. Sì. Allora, ci siamo, amici. Questa è la partenza della nostra esplorazione. Quello che io però vorrei subito far notare è come l'ingresso di questo punto sia stranamente molto pulito. A un certo punto proprio parte la distruzione, tutta questa legna, terra, queste tipo cortecce d'albero piazzate così. È strano, vero? Non l'avevo notato, sì. E guarda anche qua, io adesso sto notando solo ora, questo squarcio prepotentissimo che praticamente percorre il soffitto, i muri. Siamo sicuramente dentro una location pronta al crollo, quindi stiamo attenti. Ed è già la seconda oggi. È già la seconda, siamo un po' sfortunati. Ecco che cosa mancava effettivamente. Beppe, si entra e iniziamo la nostra esplorazione. Ma che bella sta veranda che dava sull'esterno. Tra l'altro, questo tipo di soffitti penso che appartenesse a un edificio che aveva un'origine un po' religiosa, quindi magari era tipo un mini convento, una piccola casa di qualche prete. Dici? Eh sì, perché tendenzialmente questo tipo di soffitti sono proprio da chiesa. E guarda qua. Qua hanno anche puntellato il soffitto. Sì, hanno puntellato praticamente tutto. Sto pensando se forse entrare da qua sì, più facile. Sì, forse è meglio. Però guardate qua quanta roba è rimasta. No. Le luci lì, ragazzi, di Beppe. Matt, ma cosa c'è? Questa scala? Vediamo. Sono curioso. Non so se riusciamo a passare con gli zaini qua. Ma chi se l'aspettava? Vedo anche un'amaca. Sto pensando. Ce la fai? E ho paura perché sai che se sbaglio manovra spacco qualcosa. Sì. Work up. Sei passato al pelo. Madonna, Matt. Ok. Ci siamo. Te lo dico dopo che passi. Guarda là. Non sono ancora passato. Questa è la situazione del soffitto. Brutto, eh? Proprio crollato tutto male qua. Guarda quel muro. Veramente terribile. Che dire, Beppe? Illumina sopra, scusami. Quello là è tutto amianto. Sono due signori. Ma che passano? Sembra stiano andando dritti. Perché noi abbiamo parcheggiato proprio qua a fianco. Sì. Allora, mette il piano di sopra. Secondo me è agibile, ma ha messo veramente male. Sì, guarda là che squarcio. Veramente un'abitazione incredibile comunque, se ci pensi. Cosa facciamo? Vogliamo già salire? Non lo so. Il trucco è stare fermi, tipo come con i dinosauri. Ma che è qua? Passano un sacco di auto e siamo in mezzo a nulla. Sì. Cosa vuoi fare? Andiamo su? No, io voglio capire se c'è dell'amianto. A me sembra. L'amianto? Io esplorerei quindi solamente i piani di sotto.
con l'obiettivo di andarcene prima possibile. Ok. Dispiace, ma lo sapete amici, esplorare con l'amianto è sempre molto pericoloso. C'è da dire che già questa stanza è veramente parecchio figa. Stavo guardando qua questi libri con queste copertine viola. Cosa dici, Beppe? Potrebbero essere tutti libri religiosi, diciamo? Non capisco, non hanno il cardinale, il processo. Comunque, veramente, cioè, guardate qua che razza di squarcio. Sembrano, cioè, tutti libri diversi, ma con la stessa copertina. Sembra una casa che un giorno si dividerà completamente in due. Pazzesco. Volevo Proviamo entrare a lì, passando da qua, ma anche qua vedo che... E guarda anche proprio il soffitto. Sì, cioè, è che è tutto messo male proprio. Non si aprono neanche le porte qua. Qua è un peccato che non riusciamo ad entrare, mi sarebbe piaciuto vederlo. Ma in realtà se facciamo un... Cioè, secondo me... I passi giusti, dici? Sì, ho paura. Stai attento, Beppe. Ok. Madonna, ma stai scherzando, Beppe? No, ma qua non conveniva a prescindere salire. Qua è messa tutto veramente male. Esci subito, ti prego, esci no, subito. No, ma non hai idea. Sì, sì, no, ho intravisto adesso. Ma c'hai i mattoni fuori, eh? Mamma mia. No, sto posto è un po' troppo pericolante, eh? Sì, sì, sì. C'è andato un luogo che veramente era... meglio non esplorarlo. Ma guarda anche qua, Beppe. Tutte le piante che sono rimaste. Cioè. Comunque, secondo me... oggi abbiamo visto un paio di luoghi che non arriveranno all'anno prossimo. L'anno prossimo, sì. Sono d'accordo. Guarda qua! No, ma che belli che sono questi ombrelli! Sì. Questo qua, tra l'altro, è bellissimo. Cioè, tipo giapponese. Molto orientale. Sì, sì, sì. E guarda qua. Cioè, guardate qua, ragazzi. Cioè, qua quando è stato abbandonato, hanno letteralmente abbandonato tutto. No, okay. Vabbè, Matt. Cosa c'è? Bello, però... proprio guarda, brutto. Guarda la colonna centrale. Ma tu stai scherzando? Cioè, no. No, ragazzi, io non ho mai visto una situazione del genere. Io spero renda, perché è giusto che renda, perché noi siamo qui. Cioè, noi letteralmente, Beppe, tra un secondo potremmo vedere tutto questo che crolla. Sì. Cioè, è pericolosissimo. Ma è tanto spezzato. Ma mai mai visto una roba... Ma mai messo per miracolo. Guarda che anche solamente le nostre vibrazioni potrebbero... incidere sul crollo. E tieni conto che se crolla una parte così, poi di risonanza crolleranno anche altre parti. Matt, cos'è? Allora, noi ragazzi, come avrete notato, evitiamo di soffermarci troppo sulla nostra fobia dei ragni. Ma guarda cosa c'è lì dentro. Ma quanto è enorme. No, ti prego, filmalo col per ma 5 del telefono. Guarda quello lì appeso che è morto. Madonna. Ma sono giganti. Ma è grande come mano della famiglia Adams. Ma vi giuro, ma gli si luccicano gli occhi. Cioè, tu gli vedi i suoi occhi che si luccicano. Sì, sì. Mamma mia, ragazzi. Cioè, ne sto parlando tremando. No, ma questo sembra pronto a saltarci addosso. Sì, è vero, ha proprio quell'aspetto. Terribile. Mamma terribile mia. No, ma Beppe, ma poi guarda quanto è storta questa porta, scusami. Ma c'è una roba dritta qua. No, ma oggi c'è una roba dritta, cioè, diciamolo, nel senso... Non è che siamo ubriachi e non lo sappiamo. Madonna, cioè, ti giuro, io ho paura anche solo a passare di fianco. Ma mi sembra che sia uscito di più. No, Beppe, oh. È vivo. Volevo controllare. Ma si vedeva, era nero di violenza. No, basta. Ma guardate qua. Cosa c'è? Il pavimento qua si è aperto, non era così. Adesso si è aperto? Sì, guarda. Madonna, ma chi è? No, Beppe, cioè... Non sappiamo se è sotto il pieno. Esatto. Però, questa stanza, guardiamola. Sì, sennò veramente non guardiamo niente oggi. No, tu non hai idea, Matt, è un cuscino quel pavimento. Madonna, che ansia veramente brutta. Guardate qua. Matt, se c'hai l'ansia, non fare i video urbex. Cioè, i consigli. Pazzesco comunque che sia rimasto così. Questo mobile abbandonato qui con due bottiglie, una probabilmente di spumante, l'altra di vino. Tu mobile farei una fine orribile. Sì, anche noi se continuiamo a rimanere qui dentro per più di un tot di tempo. Guarda il pavimento lì come fa. Sì,
Cioè lì letteralmente, amici, scende, un po' come se stesse andando al piano di sotto. Secondo me allora qui più avanti ci sarà una piccola cucina. No, c'è una scala per salire. A me stanno tremando le gambe qua. Ma anche a me. Ma tu hai mai visto? Cioè io più che altro continuo a pensare a quella travelli di prima. La stanza è vuota. Bellissima tra l'altro questa scala qua. Molto. Solo che penso che non ci sale nessuno da tantissimo tempo. Ma io non ci salgo neanche. E l'ultimo morto. Che ci sale è proprio quello che la vedrà crollare sotto di sé. Niente, cioè, vi giuro, è già finita Beppe l'esplorazione, perché non si può fare più di così. Ma io ho la pelle d'oca, sta qua. Anch'io. Ma io purtroppo, sai quante volte mi è capitato di riguardare delle esplorazioni anche con Federica, con mio fratello? Cioè, non si capisce come sono sti luoghi. Cioè, qua letteralmente scende. Sì, sì, è tutto. Cioè, sembra una collinetta ed è un pavimento, ragazzi, dovrebbe essere totalmente dritto. Guarda qua. Sì, 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 sì. È che non si capisce nella telecamera. Terribile. Beppe, peccato, cioè, ti giuro. Io sto camminando, ho i brividi. Sì. A parte poi per il ragno che illumina. Guarda che è uscito di più. No, ma è troppo... è terribile, vi giuro. Sembra pronto all'attacco. Sì, 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 sì. Infatti vorrei stuzzicarlo. No, grazie. Vorrei vederlo intero. Un'altra cosa che veramente poi fa impressione, amici, è proprio il fatto che guardate la vegetazione che circonda letteralmente tutta la casa. Cioè, se ci pensi, Beppe, qui una volta era tutto un enorme giardino. No, ma qua ai tempi d'oro era fantastico. Sì, sì, era veramente, veramente bello. Il problema è che adesso è messo veramente male qua. Ed è veramente bello vedere anche come c'erano tutte queste sedie, queste poltrone, tutte queste piccole cose, addirittura qua la gabbia per uccelli sostenuta da questa catena veramente violenta. Tutto che è rimasto qui così, senza tempo, senza niente, cioè, non lo so, non riesco a dargli una data, non riesco a dargli un utilizzo, non riesco a immaginarmi il proprietario, non riesco a fare molte cose. Ma dovremmo salire su, sì. Ma è fattibile. No, 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 non è fattibile, anche perché tu pensa che se fossimo saliti su e non lo sapevamo, e finivamo su quel punto dove la trave era spezzata, era capace che letteralmente tutto ci crollava, certo, sotto di noi. Sì, sì. Troppo, è già troppo successo ad altri esploratori. Esatto. Mi dispiace, amici, fare un'esplorazione così veloce. Purtroppo è andata così, speravamo in un qualcosa di più. È molto bello, cioè questo corridoio qua è veramente eccezionale, non è che lo si vede tutti i giorni, però la nostra incolumità, come vi dico sempre, è prima di ogni cosa e prima di ogni esplorazione. Qui non siamo letteralmente sicuri. Se qualcuno di voi voleva venire a vederlo, ora sapete com'è. Non ve la rischiate, veramente, è un consiglio, ci teniamo assolutamente a darvelo. Beppe, vogliamo giusto provare a vedere i sotterranei? Sì. Giusto un occhio, dai. Tanto... Questi mi sembrano più sicuri, sì, sì, anche se le scale le ho viste veramente brutte. Allora, stiamo attenti. Guarda come sono. No, forse non ci possiamo neanche fidare delle scale, anche se quella macchinetta lì è molto molto carina. Sì, ma sono in pietra queste scale, sì. Non dovrebbero crollare, no? E io non lo so. Cioè, sono tutte storte, sgangherate, però... Dovremmo riuscire a passarci. Chi lo sa? La provo io. Vai. Poi ti dico. Tanto sai che io sono... Non abbiamo corde, ricordatelo. Sono sincero e di far l'eroe non ne voglia. Sì. Ok. Cosa c'è lì sotto? Botti, 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 vino, botti. Ok. Aspetta, delle botti. Dici di scendere? Bah... Sì. Dai. Ce la portiamo via. Mamma mia, ma quante ragnatele anche qua. Sì, tra l'altro mi sa che le pulirai con lo zaino. Mi dire queste cose. Sta di fatto che effettivamente le scale... Ma il pavimento come il mai pavimento così? Il pavimento è terra. Di... Sì. Ecco qua, amici. Sembra una coperta. Meno che voi potete vedere. Madonna, ma è grosso qua. C'è di buono che non ci sono crepe. Cioè, quindi... Già mi sento un attimino più sereno nel visitare questo punto, mamma mia. Ma guarda veramente poi l'umidità, cioè c'è dell'acqua. Sì, sì, una falda. Sì, esatto, cioè sta uscendo da sottoterra. Cioè guardate qua come sta riducendo ogni cosa, veramente. Ma crepa o crepa? Boh. E qua in fondo? Guarda questa anche a sinistra, come si sta aprendo qua sotto. Dove? Sotto. Sì, 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 sì. Sì. Hanno anche cercato di tapparla questa, come puoi vedere hanno già fatto dei lavori, diciamo, io di dico, recupero. Ma ha senso? Adesso io non so se ci sono dei muratori che ci seguono, ma io non penso abbia senso far sti rattoppi che fanno. Non lo so, cioè, sarebbe da perché chiedere. È già la seconda volta che oggi vediamo un muro aperto e ci mettono le cose dentro. Magari è una roba superficiale molto più semplice di quanto noi crediamo. Sì, ma se sta venendo giù... Guarda, io proprio non lo so, sicuro aveva un senso. Cioè non è un buco tra i denti che ci metto bianco e sembra unito, cioè qua ti cade il muro. Certo. Boh. Niente, Beppe.
Saliamo. Visti da qua i gradini sono un po' più brutti, ecco. Ok. Sì, anche perché non l'hai visto, ma ci sono almeno altre due tarantole uguali. Lo so. Wow, Beppe, che dire, praticamente questa è come se l'avessimo già finita. Sì, io non andrei oltre. Non me la rischierei, esatto. Ora proviamo ad uscire senza fare tutto il giro, passando sotto il tetto distrutto come abbiamo fatto adesso che siamo arrivati. Beppe, mettiamo via l'attrezzatura a questo punto. Sì, sennò ci bagniamo, stava piovendo adesso. Sì, sì, sì. E nulla, ragazzi, spero veramente che questa esplorazione vi sia piaciuta. Scusate se è stata molto veloce, ma effettivamente era una condizione un po' strana, un po' in extremis. Noi adesso torniamo a casa, spero veramente che tutte queste esplorazioni che abbiamo fatto ci basteranno per tutto il tempo che sarò fuori casa in queste settimane. E nulla, amici, noi ci vediamo presto con un'esplorazione, non vi preoccupate, perché ovviamente non so se uscirà un martedì o un giovedì, anzi, un giovedì esce solo l'episodio speciale, non so se uscirà un martedì o un sabato, per cui o martedì o sabato ci vediamo presto con una nuova esplorazione. Amici, come sempre, grandi raga. E grazie soprattutto a Cristina. Cristina. No, la menzioniamo su Instagram. Anche su Instagram. Facciamo prima. Esatto.